poco più di 2000 schede ancora da scrutinare, la forchetta si è ancora accorciata tra Emanuela De Nicolis e Fabio Travaglini, 47 la De Nicolis, 43 e qualcosa Fabio Travaglini, che abbiamo qui al nostro fianco. La giornata non era iniziata tanto bene, a dire la verità, però c'è stata una rimonta proprio nelle ultime ore. Sì, è stata è un risultato molto importante e riteniamo un grande successo. Era una coalizione che ritenevamo inscalfibile, che 5 anni fa vinse con il 70%, abbiamo recuperato oltre 20 punti, ma soprattutto il dato importante è che il 52% dei cittadini sansalvesi hanno bocciato l'amministrazione uscente. Quindi da domani saremo al lavoro per completare l'opera al secondo turno di ballottaggio. 15 giorni ancora di campagna elettorale, come cercherete di convincere ulteriormente gli indecisi? Abbiamo innanzitutto l'altra coalizione che non è arrivata al ballottaggio, che è una coalizione di sinistra con cui condividiamo valori, con cui condividiamo azioni programmatiche e una grande stima reciproca, per cui sarà un dialogo importante con loro e poi convincere il 33% delle persone indecise che non hanno votato. Eppure San Salvo, valutavamo nelle ore precedenti, è stato uno dei comuni dove si è più votato rispetto agli altri comuni abruzzesi. Sì, la sfida è stata molto sentita, noi abbiamo mobilitato molte persone che erano comunque sfiduciate anche dal mondo di centrosinistra, abbiamo fatto tornare in loro l'entusiasmo di partecipare, oggi 80 candidati sono pronti anche a fare campagna elettorale da domani.